Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi facciamo un brevissimo book haul perché era da qualche settimana, per non dire da mesi, che aspettavo un ordine libraccio che non si sbloccava e poi alla fine ho fatto anche degli acquisti, per cui ho pensato bene di mostrarveli in un video che spero sia breve. Ogni volta dico così e poi sapete tutti come finisce. Bando alle ciance e iniziamo subito. Allora, cominciamo con dei recuperoni che ho voluto fare io, presa da un raptus, in piena sindrome da mattoni russi. Ho visto che è stata, anzi, voi mi avete detto su Instagram, perché siete voi i diavoli tentatori, non sono io. Uno di voi mi ha scritto su Instagram che era stata appena pubblicata una nuova edizione di un grande classico della critica letteraria, ovvero Tolstoj o Dostoevskij di George Steiner. È uno dei testi fondamentali per chi ama la letteratura russa, proprio perché è uno dei più grandi critici letterari della cultura occidentale. Riassume e mette a paragone, mette a confronto le opere di questi due grandi narratori dell'Ottocento, che hanno descritto così bene non soltanto l'universalità della natura umana, la psicologia umana. Il libro, come molti testi di George Steiner, si pone in maniera un po' diversa rispetto ai classici libri di critica, perché lui ha una chiarezza espositiva, una maniera magica di raccontare i testi, gli autori, che è molto diversa dall'idea che abbiamo della critica letteraria un po' cattedratica, diciamo. Tant'è vero che io di questo testo voglio leggervi assolutamente la prima pagina, la prima pagina del primo capitolo, e vorrei anche ringraziare Garzanti perché abbiamo bisogno di più George Steiner e di nuove edizioni di questi grandi classici. Allora, la critica letteraria dovrebbe scaturire da un debito di amore. In modi evidenti e tuttavia misteriosi, una poesia o un dramma o un romanzo afferrano la nostra immaginazione. Nel momento in cui deponiamo il libro, non siamo più quelli che eravamo prima di leggerlo. Le grandi opere d'arte ci attraversano come venti di tempesta, spalancando le porte delle nostre percezioni e investendo l'architettura delle nostre convinzioni con la loro potenza trasformatrice. Noi cerchiamo di registrare il loro urto e di riorganizzare la nostra casa sconquassata secondo un nuovo ordine, e spinti da un qualche primario istinto di comunicazione, cerchiamo di comunicare agli altri la qualità e la forza della nostra esperienza. Vorremmo convincerli ad aprirsi ad essa, ed è da questo sforzo di persuasione che nascono le intuizioni più vere della critica. Dico queste cose perché la maggior parte della critica contemporanea appartiene a tutt'altra tendenza, criptica, capziosa, esageratamente consapevole della sua discendenza filosofica e della complessità dei suoi strumenti, tende a seppellire più che a elogiare. Ecco, invece, quello di Steiner è un percorso che elogia, che riassume tutte, praticamente, cioè passa in esame tutte le opere dei due autori e le paragona. Io avevo già letto diversi libri di George Steiner, ma mai questo, il che è assurdo considerando la mia passione per la letteratura russa. A proposito di questo, anche Adelphi ha deciso di fare un grande recupero. Quest'anno veramente i libri sono tantissimi sulla letteratura russa, infatti adesso vi faccio vedere, comunque in qualche modo legati all'Ottocento russo sono veramente tanti. Restando appunto sul caso specifico, Adelphi ha deciso di ripubblicare queste lezioni, che ormai appunto erano, cioè in Italia almeno erano difficili da trovare, queste lezioni che Nabokov ha tenuto proprio sulla letteratura russa. Chiaramente i pareri di Nabokov non sono quelli di un semplice professore, ma quelli di un grande autore, quindi non ha un parere molto neutro su tutti gli autori che sono i maggiori autori russi, insomma, da Gogol, che lui amava, a Dostoevskij, eccetera, eccetera. Ecco, a proposito, Dostoevskij non gli piaceva moltissimo. Comunque non sono pareri, non sono semplici pareri, ma sono investiti dall'opinione di un grandissimo autore che appunto è stato Nabokov, tra l'altro lui diviso tra due culture diverse. Quindi preparatevi perché non è il classico compito a casa, non sono le classiche lezioncine di letteratura russa, questo non è comunque un manuale di letteratura, ma sono appunto tutta una serie di ragionamenti, no? A proposito di questo, voglio leggervi proprio una citazione. Lasciate che vi dia un suggerimento pratico: la letteratura, la vera letteratura,
non deve essere ingurgitata come una sorta di pozione che può far bene al cuore o al cervello. La letteratura deve essere presa e fatta a pezzettini, sminuzzata, schiacciata, allora il suo squisito aroma lo si potrà fiutare nell'incavo del palmo della mano, la potrete sgranocchiare e rollare sulla lingua con gusto. Allora, e solo allora, il suo sapore raro sarà apprezzato per il suo autentico valore e le parti spezzate e schiacciate si ricomporranno nella vostra mente e schiuderanno la bellezza di un'unità alla quale voi avrete dato qualcosa del vostro stesso sangue. Più o meno questo è il livello a cui dobbiamo abituarci quando si tratta di Nabokov e la sua prosa. E comunque di Nabokov, sempre per Adelphi, era uscito un altro saggio, Lezioni di letteratura e basta, dove invece si prendevano in esame altri autori, soprattutto legati alla letteratura anglo-americana, per esempio c'era Jane Austen, eccetera. Quindi se avete letto il primo libro di Adelphi dedicato appunto alle lezioni di Nabokov, sapete già più o meno cosa aspettarvi, se non che Nabokov è russo, quindi ci aggiunge anche questo, quella sua natività, ecco, che secondo me aggiunge sicuramente qualcosa, ma soprattutto, ripeto, il suo essere Nabokov, quindi non un autore qualunque. Ad ogni modo era già uscito da qualche settimana e volevo prenderlo proprio perché ormai la letteratura russa ha preso il controllo della mia vita, e a questo proposito vi faccio vedere appunto altri nuovi arrivati proprio in tema. È arrivato da pochissimo in casa Sanguina ancora di Paolo Nori, che sarebbe la vita, se non ho capito male, romanzata di appunto Dostoevsky, che ha avuto una vita diciamo avventurosa, cioè un uomo condannato a morte, graziato all'ultimo secondo, lavori forzati in Siberia, ludopatia, insomma le disgrazie all'interno della vita di Dostoevsky, così come le peripezie, non sono mancate decisamente. Anche qui vi leggo: ingegnere senza vocazione, genio precoce della letteratura, nuovo Gogol, aspirante rivoluzionario condannato a morte, confinato in Siberia, cittadino perplesso della città più astratta del globo terracchio, giocatore incapace e disperato, marito innamorato, padre incredulo, goffo, calvo, un po' gobbo, vecchio fin da quando è giovane, uomo malato, confuso, contraddittorio, disperato, ridicolo, così simile a noi. Paolo Nori descrive così Dostoevsky, passa in rassegna non soltanto la sua biografia, ma, e anche qui non sarà una sorpresa se conoscete Paolo Nori come autore, ci mette anche del suo, cioè quali sono i rapporti di Paolo Nori con la letteratura russa, con Dostoevsky, com'è che gli ha cambiato la vita, eccetera eccetera, perché per chi non lo sapesse Paolo Nori è laureato in letteratura russa, è un traduttore, insomma ha dedicato la sua vita, diciamo, sia come autore sia come appunto intellettuale alla letteratura russa. Infatti probabilmente me ne avete già sentito parlare, perché I russi sono matti, che è un altro testo preso nella smania dei mattoni russi l'anno scorso, è proprio suo. Molti non lo amano perché pensano che ci metta troppo del suo, secondo me fa bene, perché nessuno si compra i libri di Paolo Nori per sentire l'ennesimo parere che potete trovare comunque sui libri di letteratura normali, classici, cioè le informazioni neutre le trovate dappertutto. Lui ci mette del suo, perché della letteratura russa si è scritto tantissimo, quindi non è che occorre, cioè se cercate dei testi didattici certamente non andate da Paolo Nori, ecco. Dopodiché, e continuiamo ancora per un po' a parlare di Russia e poi la smetto, lo giuro, perché ho comprato e mi sono arrivati anche altri libri di cui che sono sicura vi piaceranno, quindi andrò spedita. Avevo fatto un ordine libraccio prendendo qualche libro extra programma dei mattoni russi, perché mi sembra che c'erano degli sconti, però è passato così tanto tempo, perché non so, libraccio ti manda dei libri dopo 100 anni se hanno difficoltà a reperire dei testi, per cui è passato un po' di tempo, perdonatemi, non mi ricordo esattamente, mi pare che ci fossero gli sconti Buro, Garzanti, una cosa del genere, infatti ho preso un po' di classici sotto traccia, quelli un po' sottovalutati, non molto sulla cresta dell'onda, diciamo. Allora, il primo è Il demone meschino, che io ho preso perché quando stavo stilando il programma dei mattoni russi del 2021, cioè il programma di lettura della letteratura russa del 2021, effettivamente questo è stato un titolo che ho considerato. Troviamo come al solito nella provincia russa di fine 800 e un uomo inizia una sorta di scalata sociale che coincide un po' con la sua corruzione, un po' la Dorian Gray russo, diciamo il classico archetipo del matto russo, dell'uomo russo che diventa folle. Mi aspetto qualcosa che sia anche
gogoliano, diciamo, visto che si parla di satira, si parla di grottesco quando si parla appunto del demone meschino. Questo ragionamento per Sanin, tra l'altro la prefazione di Paolo Nori è ovunque. Rimaniamo sempre in ambito malvagità, infatti Sanin, che è anche uno dei protagonisti, è stato spesso paragonato a il principe Stavrogin dei demoni, che per chi non lo sapesse appunto è considerato, diciamo, anche qui l'archetipo della malvagità disinteressata. Solo che questo, a differenza degli altri, è ambientato già in epoca quasi prima rivoluzione, quindi nel 1905, a San Pietroburgo, quindi un po' diverso dalle ambientazioni proprio più ottocentesche classiche. Si parla anche qui di gioventù rivoluzionaria, gioventù che si fa corrompere, diciamo, anche dal cinismo, dal nichilismo della modernità, e insomma sembra proprio quello che mi piace della letteratura russa, la disperazione della letteratura russa che ci piace. Invece, questo molto banale, e questo sono sicura di averlo preso perché costavano tipo un terzo, la metà, una cosa del genere, ho voluto recuperare anche qualcosa di Turgenev, che è un autore che io non conoscevo, che ho letto, che non conoscevo a livello, come lettrice, ecco, poi lo conoscevo di fama, però non avevo mai letto niente di suo. Come sapete, l'anno scorso abbiamo letto Padre e Figli insieme, a me è piaciuto tantissimo la sua satira sociale, mi è piaciuta molto, eccetera, e quindi ho voluto recuperare Primo amore e il canto dell'amor trionfante e poi Memorie di un cacciatore. Mi sembra che sono entrambi dei racconti, se non sbaglio. Sì, confermo, due raccolte di racconti di un grande scrittore che non andava d'accordo assolutamente con Dostoevsky, Turgenev. Poi finalmente abbiamo terminato con la letteratura russa, però nell'ordine libraccio ci ho inserito anche un libro ancora incelofanato, perché c'era ancora il 25% sugli Adelphi, quindi pensate quanto tempo fa stiamo parlando. Ho voluto recuperare questo fantasy assolutamente peculiare, diciamo, nel suo genere, ovvero Tito di Gormenghast di Peake. È particolare perché sembra quasi kafkiano, ha queste atmosfere di questo castello, una specie di labirinto, personaggi ambigui. Ne ha parlato molto bene Giulia, ne parla da tantissimi secoli ormai, e quindi ho pensato bene che questo fosse l'anno giusto. Chissà quando lo leggerò, in realtà, però vabbè. Sempre in questo ordine libraccio, che è un ordine completamente casuale, ho preso questo libro con una copertina orrenda, che è La casa del silenzio di John Burnside. Allora, questo libro io l'ho sempre visto praticamente su ogni canale del mondo di BookTube UK, solo che loro hanno delle belle copertine, quindi non è questa edizione che io ho pagato 2 euro, credo, però appunto mi piaceva averlo in cartaceo. Il titolo originale dovrebbe essere The Dumb House. Praticamente parla di un uomo che decide di fare un esperimento perché vuole capire da dove proviene il linguaggio, e quindi mette tipo dei bambini tutti in una casa senza insegnargli a parlare. Tra parentesi, lui riprende quest'idea da una leggenda persiana. Quindi lui decide di riprodurre questa storia, questa storia persiana che si tramanda, ma di farlo veramente, cioè di riprodurlo in un esperimento. Dovrebbe essere una storia molto inquietante, per non dire completamente folle, abbastanza sconcertante, che parla di potere, ma anche sulla scienza, sul linguaggio, eccetera, eccetera. Sembra pane per i miei denti. Torniamo un attimo nell'attualità. Einaudi mi ha mandato in anteprima Clara e il sole, il nuovo romanzo di Ishiguro, che uscirà in Italia l'11 maggio. Per chi non lo sapesse, perché è qui da poco tempo, Ishiguro è uno dei miei autori preferiti. Ora, non sono sempre stata felice dei suoi ultimi esperimenti, per esempio Il gigante sepolto a me non è piaciuto per niente, ma la trama di questo libro, che tra l'altro è anche molto breve, mi ispira tantissimo. Lui è un autore di origini giapponesi, ma praticamente britannico da una vita, ha scritto delle cose stupende come Never Let Me Go, come Quel che resta del giorno, Notturni, ci ha scritto veramente delle cose
meravigliose. Il suo tratto distintivo, secondo me, è la delicatezza, cioè il modo in cui lui riesce a creare delle atmosfere che sono tesissime ma allo stesso tempo estremamente delicate, cioè ha una leggerezza nella scrittura incredibile. Quindi se non conoscete Ishiguro, non so cosa state aspettando. Uno degli autori migliori, secondo me, in circolazione. Ma non devo presentarvelo io, immagino. Di cosa parla Clara il Sole? Non voglio dirvelo perché, ripeto, è una storia estremamente breve, non voglio rovinare la sorpresa a nessuno. Sempre Einaudi poi mi ha mandato La somiglianza di Tana French, che invece ho già letto. È un bel thrillerone. Lei è un'autrice, tra l'altro abbastanza famosa già, ma io l'ho scoperta solo adesso. Ha anche all'attivo una serie televisiva basata proprio sui suoi romanzi, cioè Dublin Murder. Io, non seguendo tanto le serie crime, non ero a conoscenza, ma dalle vostre risposte sui social quando ho parlato del libro mi pare di capire che abbia riscosso anche piuttosto successo. L'ho trovata molto vicina a delle scrittrici che io amo, ovvero Gillian Flynn, Marisha Pesle. Questo libro è stato accostato anche un po', se vogliamo, a Donna Tartt, anche se io ho già messo su Audible perché appunto mi ha convinto come autrice, quindi continuerò a leggere i suoi libri. Ho già messo su Audible in lista Il Collegio, che secondo me è molto più Donna Tartt, dove c'è un collegio, tra l'altro ci sono io. E mi avete consigliato anche Nel Bosco, che tra parentesi è il romanzo da cui parte la serie TV, se non ho capito male. Ad ogni modo, perché vicina a queste scrittrici? Crea dei thriller che hanno anche dei meccanismi da thrillerone, diciamo, quindi tensione, mistero, in questo caso un omicidio, però si concentrano molto di più sui personaggi, sulla società, cioè sono thriller molto più, non tanto legati all'azione poliziesca, diciamo così, ma proprio si basano completamente sui personaggi. In questo caso è vicino a Donna Tartt anche per una dinamica di gruppo, perché la protagonista è un'infiltrata che si deve, diciamo, ambientare in un gruppo di studenti del Trinity College molto affiatati, molto legati. Ci sono delle dinamiche di gruppo un po' morbose, lei ci deve entrare, deve capire, deve fare chiarezza. Quindi in questo ricordo un po' di Illusioni. Per il resto, allora, la trama, come tutti i thriller, cioè faccio fatica a trovare dei thriller che restino sempre così tanto realistici. Chiaramente prendo un po' delle vie quasi al limite dell'assurdo, ecco, però rimane abbastanza credibile, diciamo, rimane abbastanza nell'ordine dell'accettabile, ecco, della logica accettabile, ecco. Però mi è piaciuto molto, mi ha convinto molto proprio il suo modo di scrivere, ha un gusto molto letterario, cioè sono dei romanzi abbastanza raffinati, ecco, quindi non sono i classici romanzi usa e getta, quindi mi è piaciuto molto. Brava Tana French, leggerò altro di tuo, magari per una recensione più approfondita ne parliamo appunto nei video dedicati. Invece, cambiando completamente genere, qualche settimana fa è stato il 20° anniversario della nascita delle Witch, dell'uscita del primo volume delle Witch, che sono stati la mia infanzia praticamente, solo che, non so, io ho perduto la mia collezione di albi, per cui era da molto tempo che volevo recuperare. Purtroppo ho rimandato l'acquisto dell'omnibus che ha fatto un po' di anni fa Panini, che adesso ovviamente è completamente esaurito, e speravo in un nuovo omnibus. È arrivato da parte di Giunti, che ha racchiuso proprio per i 20 anni, per l'anniversario dei 20 anni dalla pubblicazione, ha racchiuso in questo volumino i primi 5 volumi. Non è sufficiente, devo dire, tra l'altro l'ho letto in un solo giorno e non mi è bastato, perché ho visto che il secondo volume, che avrà gli altri 5, uscirà a settembre del 2021. Ok, dobbiamo aspettare ancora qualche mese. Io sono innamorata di questa storia, reputo che sia uno degli esempi di arte, diciamo, di italiana migliore, soprattutto poi ha avuto anche molto successo all'estero, veramente originale. Poi tra l'altro vogliamo parlare di quanto fosse molto più avanti nei tempi, perché ha un cast assolutamente super diversificato, ci sono tanti personaggi, le Witch sono sempre state, cioè mi sono sempre piaciute perché erano completamente diverse l'una dall'altra, quindi non c'erano troppi stereotipi.
Era una storia bellissima di solidarietà femminile, un po' basata certo anche da altre grandi narrazioni come Sailor Moon, eccetera, però comunque convincente e originale. Ci sono dei meccanismi narrativi francamente di tutto rispetto per quanto riguarda il genere fantasy, come le gocce astrali, i tizi trasformati in piante, cioè anche a livello di costruzione del mondo di Meridian con questi con queste creature, cioè originalissimo secondo me, pur attingendo sicuramente ad un immaginario comune, però è riuscito proprio la cifra stilistica di Witch, come ha inglobato tanti spunti diversi, tante magie diverse anche. Ho anche finito di vedere Shadow and Bone, Tenebre e Ossa con i Grisha, quindi volevo un po' una storia magica e assolutamente sì, recupero di Witch ci stava. Purtroppo non mi piace tanto l'edizione perché è veramente piccola, cioè questa è la mia mano, è proprio in versione pocket. Non so se vi ricordate com'erano gli albi di Witch, però erano molto più alti e quindi i disegni erano più godibili secondo me. Poi queste copertine bombate non mi piacciono perché sono un po' per bambini, ecco, come formato non mi piace tanto. Però Panini non l'omnibus, quello lì grande da 33 euro, non ce lo pubblica più, quindi pazienza. A proposito di libri bellissimi, questo ve l'ho già fatto vedere in una live di Twitch, ma ci tenevo a farvelo vedere in camera perché è stupendo. È Storie di fantasmi del Giappone di Lafcadio Hearn, che probabilmente avete già sentito nominare, un autore edito da Delphi, un esperto di cultura giapponese, illustrato da Benjamin Lacombe. Allora, il libro non è altro che la storia dei fantasmi nel folklore giapponese, quindi sono un sacco di racconti ispirati proprio a storie della tradizione, della cultura giapponese. Il livello di dettaglio e di cura dei disegni, delle pagine è sensazionale, non mi stupisce conoscendo l'ippocampo, ma veramente è un libro meraviglioso da avere in libreria, soprattutto per chi è appassionato di Giappone. È anche un po' gore sicuramente, ma ci sta. Comunque si tratta di storie dell'orrore, storie di fantasmi. Non vedo l'ora di innanzitutto leggere il libro, ma soprattutto tornare a viaggiare, perché io ho un viaggio in Giappone in sospeso che il Covid mi ha portato via, quindi spero di recuperare in fretta. Va bene ragazzi, niente, questo era un book haul. In realtà è possibile che io mi sia dimenticata altri libri che nel frattempo mi sono stati inviati eccetera, ma volevo fare proprio un book haul dedicato a questo ordine libraccio che avevo fatto 100 anni fa, perché è un miracolo che sia arrivato, e quindi nulla, volevo rendervi partecipi un po' di quello che è stato e che sarà questo 2021, ovvero un mix di cose senza senso. Cioè io ormai sono, definirei il mio gusto letterario eclettico, perché ormai leggo mattoni russi, classici della critica letteraria, literary fiction giapponese, britannica, thrilleroni americani, irlandesi, anzi, e le witch. Non so, provate voi a dare un senso a tutto questo. Nel frattempo vi ricordo che potete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal, attraverso Ko-fi, vi lascio qui la pagina, e in generale trovate tutti i link di affiliazione. Se volete comprare qualcosa che vi ho consigliato io, ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto, e anche questo è un modo per sostenere il canale. Altrimenti trovate come sempre tutti i miei social per seguirmi in altre meravigliose lande di internet, e credo che sia tutto per oggi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo mio bottino. Un bacione a voi e alla vostra mamma, e ci vediamo alla prossima. Ciao!